Amici e amiche, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi nuovo video haul di Shein. Vi faccio vedere cosa ho comprato perché c'è veramente un bel po' di roba. Vi dico subito che ho utilizzato lo sconto sempre con i punti accumulati. Allora, vi faccio vedere bene che cosa ho preso. Sempre nelle bustine ben imballate, come sapete. Allora, su mi sto rendendo forse conto che ho sulla stessa maglia dell'ultimo video, però vi assicuro che sono due momenti separati, questo mi è arrivato oggi. E allora, ve lo faccio vedere subito così poi lavo tutto. Praticamente l'arrivo era previsto per circa metà aprile, però diciamo che hanno anticipato di qualche giorno. Allora, ho preso una maglietta a costine con collo alto, una maglietta a costine con collo dritto e orlo a lattuga, si chiama così, costava 4,99 euro, l'ho pagata 3,80 euro, e io ho preso in color nero la taglia 48 perché ho visto che era molto aderente, quindi ho voluto prendere comunque una versione più abbondante, così ho detto mi sta comunque comoda, perché ovviamente non mi fido sempre delle taglie, anche se devo dire che sono abbastanza reali e realistiche più che altro, però tendo sempre a prendere 1-2 taglie in più, perché comunque ho detto poi magari è veste piccolo, io avendo tanto seno, soprattutto per il sopra, perché avendo io molto seno poi magari divento troppo trasparente, insomma non prendo mai la mia taglia giusta, quindi ecco, comunque io sopra una 46 ce l'ho sempre, perché ovviamente, ripeto, avendo parecchio seno devo per forza prendere la taglia grande. E allora è in effetti a collo alto, sembra anche un bel tessuto, è fatta così con la manica neanche a tre quarti, è una manichina che arriva tipo secondo me a metà del braccio, più o meno al gomito, ed è così. Vi la faccio vedere indossata dalla modella. A me piace tantissimo, devo dire, la proverò. E l'ho presa da mettere magari sotto la giacca o comunque sotto i maglioni quando non fa freddissimo. Poi un po' di cover per mio marito. Allora, abbiamo preso questa per l'iPhone 11 Pro Max, che è quella che ha lui, sempre con la sua bellissima custodia, tutto ben protetto. Ecco qua, guardate che carina, con l'astronauta. Questa l'abbiamo pagata 1 euro e allora costava 1,75 euro, noi l'abbiamo pagata 1,34 euro perché ho scalato, come vi dicevo, i punti. Vi faccio vedere subito. Ah, tra l'altro c'è anche il cordino per poterla agganciare, molto utile. Se lui non dovesse usarlo, proverò ad agganciarla io sulle mie. Poi, altra cover, questa è custodia per telefono con grafica lettera con cordino, anche questa costava 1,50 euro, l'abbiamo pagata 1,15 euro, sempre per l'iPhone 11 Pro Max, anche questa in effetti ha il cordino, ed è così, praticamente è il viaggio della Voyager 1 e 2, non so se riesco, vedete. Poi ho preso una magliettina per me, vediamo, anche questa, ecco, sugli indumenti io ho sempre il terrore, perché anche questa super ben imbustata, con questo sacchettino fantastico. Beh, come tessuto non è niente male, wow, guardate che bella, no, fantastica. Allora, il collo è alto, col bottoncino sul retro, anche molto carino tra l'altro, vedete, a perlina, con tutti i volant sulla manica e la manichina trasparente, è sul toni del lilla, viola, rosa, un po' un mix, molto molto carina, spero mi vada perché mi piace davvero tantissimo. Ve la faccio vedere indossata dalla modella, poi vi dico il prezzo. Allora, questa costava 16 euro, l'ho pagata 6,84 euro. Io ho preso la XL, spero che
mi vada, ma penso di sì, cioè è veramente fantastica per l'ufficio, poi è perfetta. Poi per mia suocera ho preso un altro di questi infilaghi che avevo già preso nel mio ultimo ordine. Allora costa 1 euro, ho pagato 77 centesimi. Ho preso, penso sia una cavolata, però ho voluto provare, questa gomma per pulire le scarpe. Vedete, è fatta così, praticamente è proprio tipo una gomma. Vedremo, non lo so, per le scarpe più che altro da ginnastica. L'ho voluta prendere sperando che, insomma, magari riuscissi un po' a pulire meglio, perché io le cerco di pulire, però magari le gratto e ho paura di rovinarle. Comunque questa gomma, che non è neanche piccolissima, perché guardate, ho fatto la mia mano, comunque mi occupa tutto il palmo, costava 1,75 euro, l'ho pagata 1,34 euro. Poi altra maglia estiva, giusto così da tenere morbida anche per andare a fare la spesa, questa l'ho presa, niente di che. Allora, questa non ha il classico sacchettino shin, ma un sacchettino normale, è una canotta molto morbida anche questa, con il taschino sul seno, vedete. Devo dire, niente male, tra l'altro davanti è un po' più lunga del retro, quindi anche per chi come me ha tanto seno che la maglia tende davanti ad essere sempre più corta, questo è un ottimo escamotage per far sì che comunque la pancia resti ben coperta, perché almeno anche avendo il seno, se il tessuto davanti è più lungo, ovviamente la maglia resta lì e si va a pareggiare, almeno penso, spero. Molto bello anche il colore, un bel rosa, adesso dalla videocamera non sembra, ma vi assicuro che è un bel rosa acceso. Allora, Emery Rose top canotta monocolore con tasca frontale, costava 9 euro, l'ho pagata 3,42 euro. Questa l'ho presa abbondante, anche di questa ho preso una 48 temendo fosse troppo attillata, e forse sì, in effetti è un po' abbondante, però ripeto, la userò per andare a fare la spesa, va benissimo. Comunque la metterò magari sotto dei cardigan, sotto un giubbino di jeans o il giubbino mio bianco di pelle, insomma, anche se sta un po' abbondante va bene lo stesso. Poi continuiamo, ho preso questi due pettinini per andare a togliere i capelli. Ah, vi faccio vedere la maglia indossata che non ve l'ho mostrata, eccola qua. E vedete, è molto molto morbida. Poi ho preso questi due pettinini per togliere, diciamo, i capelli dalle spazzole, che è una cosa che io odio. Ecco qua, sono due pezzi e costavano 50 centesimi, pagati 39 centesimi, due. Voilà, due pettinini per andare a rimuovere i capelli dalle spazzole, molto utili. Io di solito lo faccio con le mani, però con questo si riesce ad andare bene a fondo della spazzola, ottimi. Altro azzardo, dovrebbero essere questi, sono in ordine con il mio ordine, perché almeno ho vedo tutto e non vi faccio perdere troppo tempo. Beh, bellissimi anche questi, sono dei pantaloni lunghi, morbidissimi, veramente morbidi, forse un po' trasparenti, ma piuttosto li metto con le culotte sotto. Vedete, sono un filo, no, non riesco a farvi vedere, però sono un po' trasparenti secondo me, vedete, però piuttosto li userò con le culotte sotto, queste state al mare vanno più che bene, con l'elastico e l'arricciatura in vita. Costavano 12 euro, li ho pagati 8,94 euro, ve li faccio vedere. Sono veramente fantastici, anche questi molto molto belli, con la tasca, confermo, c'è la sua taschina, belli, mi piacciono davvero tanto, no, veramente, io non so che dire, sta diventando il mio sito di acquisto preferito, perché lo sto veramente adorando. Poi, altra cover, sempre per mio marito, io questa volta mi sono astenuta dal comprare le cover, ma la prossima volta ne approfitterò anch'io, credo. Cover sempre per l'iPhone 11 Pro Max, questo qui è praticamente è tipo la scheda madre del computer,
Costava 1,50 euro, pagata 1,15 euro. Ve la faccio vedere anche dalla foto, così forse rende un po' di più. Ho preso lo scopino del bagno, perché il mio si è rotto, quello rosa che avevo nel bagno di là, quindi volevo cambiare, e per il bagno principale ho voluto provare a prendere questo scopino con la parte della spazzola in silicone. Costava 5,25 euro, pagato 4 euro. Allora, tra l'altro mi è piaciuto molto il colore, è arrivato in una scatola, non è grandissimo, però in effetti super morbido. E andiamo a vedere. Beh, mi piace molto, devo dire. Allora, credo si possa anche attaccare volendo al muro, perché qui dietro penso che si possa anche agganciare al muro. Io in realtà l'ho preso da lasciarlo appoggiato a terra, quindi sì, anzi in effetti anche nella foto fa vedere che si può usare in doppia versione, o attaccato al muro o a terra. Io l'ho preso da appoggiare a terra, infatti ha la sua basetta. Sotto ci sono dei forellini per far sì che comunque non si accumulino i cattivi odori, e eventualmente basta poi toglierlo e svuotare la vaschettina, tanto è incastro, quindi basta poi svuotare la vaschettina. E ha dentro comunque anche un altro contenitore, quindi un doppio contenitore, e questo è il manico. Era tutto smontato, ecco qui, montato. E veramente simpatico, per 4 euro onestamente l'ho voluto prendere, perché comunque è comodo e può andare anche sotto, pulire bene a fondo anche nel bordo, no? Quindi ho iniziato a vederlo in un po' di TikTok, dei video cinesi, così mi piaceva un sacco, ho detto no, lo devo avere anch'io, però su Amazon costava tantissimo, quindi ho deciso di provarlo da Shein, e devo dire che per il momento è tutto in silicone, quindi super approvato per il momento, poi vedremo, speriamo che duri. Poi ho preso le palline per l'asciugatrice, queste qui. Due palline per asciugatrice, praticamente le ho pagate da 2,25 euro, 1,72 euro. Colore casuale, ma sono arrivate rosse, vanno benissimo. Altro azzardo, bustina. Ho voluto prendere questi pantaloni, guardate che meraviglia, sì, forse questi sono proprio grandi, però vabbè, vedremo, magari stringerò l'elastico. Guardate che belli, sono veramente fantastici, sono poi che vanno a stringersi un po' sulla gamba, adesso ve li faccio vedere comunque indossati dalla modella, vi dico anche il prezzo. Allora, costavano 11 euro, li ho pagati 8,36. Ho quasi terminato. Abbiamo preso le fascette, queste classiche fascette per bloccare, insomma. Allora, ho preso la versione più lunga, la L, che vi dico sarebbero 20 cm per 0,3. C'era in 3 misure, SML, e qui fa vedere esattamente tutte le misure. Allora, le ho pagate praticamente da 1,25 euro, pagate 96, e dovrebbero essere 100 fascette. Ora, non mi sembrano esattamente 100, però comunque super comode, sempre utili, per neanche un euro vanno più che bene. Ultimi due articoli. Allora, altra cover per mio marito, si è dato alla pazza gioia questa volta. Però erano in effetti bellissime, cioè non avremmo potuto lasciarle lì, guardate che meraviglia, sempre con l'astronauta. Allora, questa costava 1,75 euro, pagato 1,34 euro, custodia per telefono astronauta di fumetto, questo è il nome. Ultimissimo pezzo, sono questi bottoni, queste clip, non so bene come definirle, comunque servono per bloccare il piumino nel copripiumino, insomma, e o comunque il lenzuolo, eccetera. Allora, 8 pezzi porta piumino semplice, li ho presi in color viola, da 3 euro li ho pagati 2,29 euro.
Ecco, vedete? Praticamente servono per andare a bloccare il copri piumino con il col piumino, sono fatti così e si vanno a bloccare in modo da tenere il copri piumino fermo. Praticamente, allora, basta schiacciare qui che c'è questo, vedete, questa levetta, la levetta, ed esce lo spillone e si va a passare da una parte all'altra del copripiumino e poi basta semplicemente spingere e si ferma e si fissa. Vedete, io sto premendo ma non va più oltre, quindi tiene tutto bello bloccato. Ovviamente poi si autoregola, anche perché vi faccio vedere, ci sono più scanalature, vedete, quindi comunque si autoregola a seconda, si tiene bloccato, non ha un'unica misura ma si riesce a regolare, quindi molto comodo. Basta schiacciare semplicemente, adesso voglio farlo cadere e voilà, molto molto semplice e utile, soprattutto perché anche con i bambini magari mi scappava sempre fuori il copripiumino. Io avevo usato il metodo dell'elastico, che se lo trovo vi faccio rivedere in un video che avevo pubblicato sul canale, però diciamo che è comodo, però si vede, no? Comunque o si va a mettere bene il copripiumino sotto al materasso, altrimenti si rischia che si veda l'elastico. È super comodo, super approvato, però adesso ho voluto trovare questo tipo di gancio per poterlo mettere in maniera un po' più carina, in modo che anche se si dovesse vedere, pazienza, insomma, non è brutto, sembra un bottone alla fine. È arrivato questo colore che in teoria sarebbe un viola, però è un azzurro viola, quindi va benissimo anche per i bambini ed è super comodo e sono 8 pezzi. Devo dire che li proverò a breve, perché adesso ho la, vedete, io ho la trapunta pesante, però a breve comunque dovrò andare ad utilizzarla, e perché cambierò la trapunta, metterò il copripiumino quello più primaverile, sperando che arrivi la primavera, perché fra un po' è Pasqua e non è ancora arrivato il bel tempo, anzi qui c'è un tempaccio. E niente, quindi ecco, questo qui è l'ultimo pezzo del mio haul di Shein e devo dire che io sono super super soddisfatta, è veramente tutto bellissimo, anche la maglia, quella lilla mi ha lasciata veramente a bocca aperta perché è bellissima, spero tanto che mi vada bene. E basta, non c'è più nulla, è arrivato come vi dicevo con qualche giorno di anticipo e quindi sempre super promosso. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciarmi un like sotto a questo video e se vi va iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per vedere tutti i miei prossimi video che usciranno. Io vi mando un mega super abbraccione e un mega mega bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, alla prossima!